Al concetto matematico. L'astronomo tedesco Friedrich Zöllner, 1834-1882, nel 1878 aderì con altri al concetto matematico di una quarta dimensione spazio-temporale, per gli umani impercepibile, che in realtà si estende nello spazio, ma che dall'uomo è percepita come tempo. Lo Zöllner applicò questa teoria alle esperienze da lui condotte con il medium Henry Slade, trapassato nel 1905, da cui ebbe fenomeni rigorosamente controllati di scrittura diretta e di compenetrazione. Lo Zöllner non comprese la possibilità di comprendere i fenomeni paranormali superandosi.